Lo sport, in collaborazione con Abitare a Bosco Marengo. Abitare si occupa esclusivamente di cucine. Qui ogni cosa è a tua disposizione per aiutarti nella scelta. La nostra è una storia di serietà, competenze, passione. Io volevo non correre rischi, dar solidità al pacchetto difensivo che domenica, ovviamente, l'avevamo detto anche in sala stampa, non era stato necessario. In più, l'attacco della Cremonese è molto pericoloso. Con queste palle messe sopra, Forte o Magnaghi sono in grado di innescare Brighenti, che penso l'attaccante anche stasera è stato contenuto in maniera straordinaria. È stato quasi annullato, diciamo, però temevo questa situazione, allora volevo densitarli in mezzo al campo e Adrian che facesse da schermo sulle palle. Abbiamo avuto predominio della metà campo, loro 90 minuti. L'ho detto ai colleghi di Cremona, non siamo stati davanti sufficientemente abili nel procurarci qualche occasione in più, perché obiettivamente quando una squadra produce una tale quantità di azioni, è vero che i cross non sono sempre stati buoni, però ogni tanto ci vuole che una giocata individuale magari venga fuori. Ecco, gli attaccanti devono in questo momento accelerare un pochino, perché la squadra ha prodotto oggi uno sforzo anche qualitativo di gioco, di pulizia, di azioni, di battamenti, contro una squadra che molto molto organizzata e molto bloccata non è che concedesse tanto spazio. Ci sono andati a cercare comunque. Trovo una prestazione del centrocampo spaziale a livello di forza, di corsa, di giocare. Ha ragione, abbiamo avuto non tantissime occasioni, però insomma un po' di più. La partita era da vincere, insomma, la palla gol di Vedran, di Celiac, la palla gol di Nico, insomma, valgono doppio, sono due palle da non sbagliare mai più mai. Mi piace perché con la Ferrari Pistola abbiamo fatto un secondo tempo sottotono e abbiamo perso. Oggi hai fatto 90 minuti alla grande e non hai vinto. Però io credo che solo il lavoro e la continuità dell'atteggiamento dei ragazzi. Quando io avevo detto domenica scorsa, ma fisicamente, una domanda che mi è stata, no, non c'è un problema fisico, perché scientificamente i dati che estrapoliamo dagli allenamenti sono dati straordinari di questi giocatori, perché si allenano bene, perché sono straordinari come atleti. Non siamo velocissimi, ne abbiamo parlato, questo sì. Però insomma, stasera a mio avviso abbiamo fatto quanto non ci stava per vincere. Non abbiamo vinto, abbiamo vinto domenica a Cuneo facendo neanche un centesimo di quello che abbiamo fatto stasera, quindi accetto. Lo sport in collaborazione con Abitare Kitchen Store, solo cucine, nessun'altra distrazione. Il meteo in collaborazione con Punto Fuoco Tortona, piastrelle, parquet, arredo bagno, stufe, caldaie, caminetti pellet. Il servizio è il nostro miglior prodotto. Offerta prestagionale, stufe a pellet, compra d'estate per restare al caldo d'inverno. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Adotta un bambino a distanza con soli 80 centesimi al giorno. Due vite che cambiano per sempre. Una è la tua. Per Save the Children, adozione a distanza vuol dire identificare un'area di intervento e pianificare un aiuto a lungo termine. Collaborare con le famiglie e le comunità per garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini. Potrai seguire la crescita di un bambino e stringere con lui un bellissimo rapporto di amicizia attraverso i nostri aggiornamenti e le lettere che vi scambierete. Il tuo contributo, insieme a quello di altri donatori generosi, ci aiuterà a portare avanti i nostri programmi di salute, istruzione e nutrizione. Per maggiori informazioni, www.savethechildren.it.